Ciao, benvenuto. Allora, in questo primo video di una lunga serie inizieremo a montare il Flexplator versione titanium e precisamente in questo video inizieremo a montare i piedini e ti farò vedere qual è la massima inclinazione che è possibile ottenere con questi piedini basculanti in modo da agevolare in base poi al lavoro che dovrai andare a fare tu, la semplicità di misurazione per il tuo dipendente. Allora, incominciamo pure a mettere i nostri piedini nei suoi fori. Ti ricordo che tutta la piastra è forata e filettata con fori e filetti M8, tranne i quattro fori dei piedini, che sono M10 e quindi sono facilmente distinguibili dagli altri. Allora, ipotizzando che tu voglia inclinare la piastra verso di te, diciamo, poi alla fine del video ti metto le foto con un riferimento piano, così a schermo potrai vedere senza problemi qual è l'effettiva inclinazione massima che si può raggiungere. Allora, come vedi, i piedini sono già montati. Nel caso tu voglia bloccarli, voglia mettere la piastra in piano, diciamo, c'è il dado che va avvitato così, lo chiudi con una chiave da 17, senza problemi, il piedino di lì non si muove più. Allora, però, visto che noi vogliamo fare un lavoro diverso, lo lasciamo un po' indietro. Allora, dalla mia parte di qua c'è l'adesivo e supponiamo che l'adesivo vogliamo tenerlo verso chi poi misura, verso di me in questo caso. Cosa dovremmo andare a fare? Avvitare il più possibile i due piedini davanti e lasciare il più lungo possibile i due piedini dietro per avere la massima inclinazione dello strumento in questo senso verso di noi. Allora, cosa andiamo a fare? Il piedino, ovviamente, perché tenga una spira o due di filetto, bisogna fargliele prendere, quindi ipotizziamo che vada bene così. Facciamo venire giù il controdado per chiuderlo. Idem da questa parte, lo risvitiamo un attimo perché non mi ricordo quanto l'ho avvitato. Poi tanto una volta girato bisognerà fare la regolazione perché non balli. Facciamo venire giù il dado. Di qua invece, dalla mia parte, dovremmo avvitarli il più possibile senza farli uscire dall'altra parte perché poi possono andare a imbrogliare la misurazione e far passare il pezzo sulla piastra, quindi inizieremo ad andare ad avvitarla fin quando arriviamo e sentiamo che dall'altra parte punta sulla tavola. Usiamo questa chiave qua e poi una volta che gireremo la piastra andremo sempre con la chiave a tirare un po' indietro il piedino in modo che non imbrogli. Allora, andiamo avanti. Quando sentiamo che arriva, ci fermiamo. Dovremmo quasi esserci. Facciamo un pezzo anche di qua. Ovviamente con la chiave ci viene meglio. Possiamo anche bloccarla leggermente con il controdado, così facciamo prima. Siamo quasi. Una volta arrivato dall'altra parte, cosa faremo? Andremo a registrare in modo che non ballino i piedini, che la piastra non balli, e poi andremo a serrare il tutto, vedendo qual è la massima inclinazione che siamo riusciti a raggiungere. Allora, io direi che quasi quasi possiamo girarlo. Ok? Allora, giriamo la piastra. Teniamo, come puoi vedere, l'adesivo verso di me. Ok, perfetto. Andiamo a vedere, a controllare se il bullone del perno è uscito fuori dalla piastra, e in questo caso è leggermente uscito, quindi cosa facciamo?
andiamo a svitare un attimo fin quando questo piedino non torna all'interno del filetto, in modo che non possa più imbrogliarci. L'abbiamo fatto di lì e facciamo la stessa cosa di qua. Ovviamente di qua sarà più libero perché la piastra resta, diciamo, in qualche modo alzata. Ok, adesso andiamo a vedere se la piastra balla, e effettivamente vediamo che non va proprio benissimo. Cosa facciamo? Andiamo a cercarci la posizione giusta e successivamente andremo a registrare la nostra seduta. Ecco fatto. Come vedete, la piastra non si muove più. A questo punto non ci resta che bloccare il controdado sopra, in modo che i piedini restino nella loro posizione e non tendano poi a svitarsi. Dopodiché abbiamo finito. I piedini sono stati fissati nella massima inclinazione. Nel caso tu non volessi inclinare la piastra perché per tue esigenze personali preferisci tenerla in piano perché vuoi farci più misurazioni sopra o per qualche altro motivo, ovviamente l'installazione dei piedini è molto più veloce perché basta metterli a caso come altezza e registrarli successivamente, chiudere il controdado e abbiamo finito. Bene. Come puoi vedere, questa è la massima inclinazione che puoi ottenere. A dire la verità, se tu volessi o avessi esigenze particolari, potresti tagliare di quanto devi vedere tu la lunghezza del piedino che sta davanti, in modo che non esca fuori dalla piastra, e si riuscirebbe ancora a inclinarla leggermente. Però lì poi devi vedere tu, in base a come ti serve, cosa ti serve, eccetera, se è utile guadagnare quei qualche grado oppure no. Va bene, adesso come promesso ti metto le fotografie del riferimento della piastra con il riferimento piano, in modo che tu possa vedere sullo schermo esattamente qual è l'inclinazione che puoi ottenere, e poi ti invito a registrarti al nostro canale, perché ogni settimana uscirà un video nuovo in cui andremo a fare dei montaggi e poi andremo a fare dell'implementazione su quei montaggi. Tu fidati di quello che ti dico, registrati sul nostro canale e vedi che poi di materiale ne arriverà anche molto. Se hai qualche domanda in merito a questo video, lascia un tuo commento sotto, ti risponderemo sicuramente entro 24 ore, e nel caso volessi avere più informazioni, sempre sotto il video c'è il link per il nostro blog, che è www.flexplateitaly.com, in cui potrai andare a vedere tante altre cose. Ci sono dei documenti gratuiti a cui ti devi registrare per far richiesta, però insomma, se ascolti me, vai a farti un giro sul blog in modo da vedere, da scoprire in modo più approfondito tutte le particolarità di questo strumento di misura. Per il momento io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, ti saluto e ti auguro una buona giornata. Ci vediamo al prossimo video.